Siamo con uno dei doppiatori più giovani ma anche più affermati del panorama del doppiaggio italiano, Davide Perino. Davide, avremo tante cose da chiederti, ma non possiamo non dare la priorità alla domanda su tuo nonno, Gianfranco Bellini, una delle colonne portanti del doppiaggio del passato. Quali sono stati i suoi insegnamenti che più ti hanno guidato nella tua formazione di uomo e di doppiatore? Doppiatore. E il gioco di parole. Allora, i suoi insegnamenti, a dire la verità, non sono stati tantissimi da parte sua, direttamente dico da parte sua, perché da parte sua, cioè, io li ho volendo o nolendo appresi, cioè li ho assorbiti come una spugnetta. Ero piccolissimo, quindi fino a che ha lavorato lui, diciamo che io stavo a metà della mia carriera, più o meno, non so, teenager, sì, ero più o meno, quando ancora lui lavorava a pieno ritmo. Io ho imparato assorbendo alcuni suoi modi di fare, alcuni suoi modi di recitare, alcune particolarità che aveva lui. Poi lui aveva una voce unica, era inconfondibile, e nonostante questo era estremamente elastico. Uno normalmente al giorno d'oggi una voce del genere verrebbe racchiuso dentro la sezione caratterista. Invece lui era incredibile, perché riusciva a essere caratterista ma a essere incredibile anche sul drammatico, sul spaziava ovunque. Infatti lui in tutti i film in bianco e nero era presente ovunque, qualsiasi film, anche una particina minuscola, stava su tutti i film, ovunque, dalla piccola parte al protagonista, al cattivo, al personaggio comico, al... A 360 gradi. Lui. E io apprendevo, e ho assorbito anche involontariamente parecchio. Devo dire, lo devo ringraziare, non posso fare altro che ringraziarlo, però non a insegnarmi proprio, farmi da insegnante su alcune cose, no, perché lui poi a casa non parlava mai di lavoro, non si parlava mai di doppiaggio. E cosa hai provato tu quando hai visto la prima volta 2001 Odissea nello spazio, e se lo rivedi oggi sentendo quel fantastico doppiaggio che tuo nonno aveva proposto, un altro capolavoro del cinema? Guarda, 2001 Odissea nello spazio lo vidi quando ero piccolissimissimo e rimasi così, cioè, un film del genere di Kubrick, spettacolare, e mio nonno l'avevo capito e non capito, perché era, per me era il computer, era questo cervello che assassino, e quindi non guardavo il lato tecnico, il lato del nostro lavoro. Poi me lo sono rivisto una decina d'anni fa e allora lì ho capito tutto il lavoro che aveva fatto e che c'è stato dietro. Che poi c'è una storia riguardo a quel film, perché lui era fatto la sua versione, possiamo dire, una cosa totalmente differente rispetto all'originale, perché lui non poteva riprodurre la voce dell'originale, perché era una voce molto bassa, ma decise di prendere tutt'altra strada, e alla fine Kubrick, che era in continuo collegamento con il direttore di doppiaggio del film, alla fine gli fece direttamente i complimenti, perché disse che aveva dato a quel computer un'umanità che neanche lui, girando e pensando, l'aveva aveva avuto
l'idea, insomma, di fare una cosa del genere. Il miglior complimento. Io penso che dopo una cosa del genere, non lo so, è fantastico, fantastico, una soddisfazione assoluta di aver avuto. E è veramente toccante questo ricordo di un grande del doppiaggio come tuo nonno. Davide, tu hai iniziato a frequentare le sale di doppiaggio fin dalla più tenera età. Cosa ricordi di quei primi momenti nel mondo buio e fantastico di una sala di doppiaggio? Le primissime mie entrate dentro una sala di registrazione non le ricordo, perché mi portava mamma col porte-enfant, quindi ero in fasce, ma so che comunque io fin da quella tenera età è lì che ho cominciato ad avere l'orecchio allenato. È da lì che ho cominciato ad assorbire, perché molti pensano, vabbè, ma tu in famiglia avevi tuo nonno, tua mamma, tutti i doppiatori, quindi... No, non è vero, perché poi è differente quando si è in famiglia, quando si è a casa. È in sala che ho assunto tutte le note, le cose. E poi, come tutti gli altri, ho iniziato con... piccolissime parti, facendo anche le bambine, perché tu sai che quando si è piccoli la voce tra maschi e femmine grosso modo è più o meno la stessa prima del cambio, e quindi ho fatto anche le bambine, piccole parti, brusì e tutta la gavetta. La mia fortuna è stata quella di farla durante l'infanzia anziché più in là. Tanti ricordi, io era un gioco insieme ai miei colleghi Simone Crisari, Paolo Vivio, e poi quelli leggermente più grandi di noi, noi giocavamo, era un gioco, uscivamo da scuola con il portapranzo, in macchina mangiavamo, correvamo al lavoro, non sapevamo neanche che fosse un lavoro. E giocavamo, stavamo in sala, c'erano tutti altri tempi, facevamo proprio la palletta di carta con rotolata con lo scotch, giocavamo a nascondino, l'abbiamo combinata di tutti i colori, ma c'erano altri tempi, dico tempi di lavorazione, e le sale erano totalmente differenti rispetto a quelle che ci sono adesso, erano spaziali. Sarà perché noi eravamo piccoli, ma erano enormi, ce n'erano molte di meno. C'era anche molto più spazio per stare fuori, per giocare, c'era tanto, tanto da divertirsi lì. E quali voci del passato ricordi con particolare emozione per averle sentite o per averci lavorato o attraverso i racconti di tuo nonno, oppure appunto per l'opportunità di aver condiviso il leggio con magari grandi voci del passato? Dei tempi di mio nonno. Ho lavorato sì al leggio anche, ma soprattutto come loro erano direttori, Piazza, Barbetti, Locchi, Maldesi, con persone così ho lavorato abbastanza. Grandi maestri dai quali poter apprendere, sì. Oltre la tecnica, la professione. Sì, sono loro quelli che mi hanno, come dire, smussato e dato una raddrizzata. Poi molte cose hanno coinciso anche col cambiamento della voce, quindi... l'ingovernabilità dello strumento di quel periodo e in quel momento, e prima l'essere acerbo, essere ancora verde. Ti hanno riportato sul giusto binario, sì, e sì. Da bravi maestri. E mi hanno insegnato tanto, questo devo dirlo, perché nonno, quando dirigeva lui, che era severissimo poi tra l'altro, pretendeva tantissimo. Non solo da me, da tutti quelli che hanno lavorato con lui, e tutti gli altri grandi anziani e grandi
doppiatori e direttori dell'epoca mi hanno insegnato tanto, ma perché avevano la pazienza e il tempo per riuscire a farlo. Cosa che adesso... E parleremo fra un attimo di come è cambiato il mondo del doppiaggio oggi rispetto al passato. E facendo adesso un salto dall'altra parte, diciamo, dello schermo, come attore hai recitato con Christian De Sica e Massimo Boldi in Natale in India. Un ricordo di questi due attori dal punto di vista umano e artistico, fuori e dentro il set. Fuori e dentro il set. Christian ha una personalità molto più socievole. È molto espansivo, ti mette subito a tuo agio, è tutto quasi l'opposto di Massimo Boldi. Mi sono trovato benissimo, benissimo con tutti e due, ma ovviamente uno essendo più espansivo, l'altro di meno. Boldi è più introverso, più... ci mette un po' prima di conoscerti, solo quando ti ha capito più o meno come sei, allora poi si apre e diventa un amicone. Christian, sì, nella vita lui è gentilissimo, espansivo, aperto, e sul lavoro ci sono tanti episodi divertenti, cominciare da quando bisticciavano tra di loro, litigavano su delle cretinate, però ogni pretesto era buono per bisticciare. Poi comunque poi andavano d'amore d'accordo quando comunque dovevano lavorare insieme, però poi tra una cosa e l'altra si sono divisi. E invece che ricordo hai del regista, Neri Parenti, e del generale della fantastica esperienza vissuta in India, quindi dall'altra parte del mondo, incontro con una cultura ovviamente all'opposto della nostra, che ricordo hai? Allora, Neri è un grande regista, lui ha nella sua testa praticamente tutto. E sa già esattamente come andrà a fare qualsiasi cosa ed è molto amichevole, ti mette su tranquillamente a tuo agio, non strilla mai, non si arrabbia, non ho mai visto fare delle scenate, è molto rilassante lavorare con lui, è stato davvero una bella persona, una bella esperienza lavorare con lui. E in quel posto, che cosa posso dire? Noi abbiamo lavorato per 5 settimane in India, filmando anche a Roma e a Bergamo. E niente, che posso dire? Mi sono fatto una vacanza pagato, perché quei posti io avevo molto tempo libero, quindi avevo anche molto tempo per girare. Nonostante fossi sotto contratto, io uscivo, andavo in giro, ho girato in posti che dice Dio mio, dove cazzo? Mangiavo tutto quello che mi capitava sotto mano, certi frutti che non avevo mai visto prima, fino ad ora, fino a quel momento. Erano, non lo so, delle cose che diceva, viene da questo pianeta. Sapori fantastici e la gente di lì è un altro mondo, quindi cominciamo a partiamo dal fatto che è un altro, proprio come stare su un altro pianeta. L'umanità di quelle persone, il fatto che loro vivono con pochissimo e sorridono sempre, loro sono sempre felicissimi. Torni da quei posti come quando viene il Mal d'Africa, con un'altra testa. Io sono tornato molto cambiato, non dico da quell'esperienza, ma da quel posto, da quei luoghi. Con un bagaglio di esperienza culturale diverso, ma che... Torni qui e guardi tutto in una maniera differente. Quindi con un'esperienza che ha aggiunto delle cose, non che ha sostituito i tuoi valori. E nel film recita Emanuele Angeloni, che però è doppiato da Simone Crisari.
Perché Dagazzo è stato doppiato e la scelta di Crisali, che sappiamo essere, oltre a un tuo collega, un tuo grande amico, è stata fatta in seguito a dei provini? Sì, sì. Io adesso non so tutta la storia per filo e per segno, però sì, sono stati fatti dei provini, non so chi furono gli altri provinanti, però comunque la scelta di Simone fu per la sua particolarità della voce, credo. Lui ha questa voce un po' sgranata, un po' pastosa, e si adattava bene alla fisicità di quel ragazzo, che Mele, un mio grandissimo amico, che era la sua prima volta sullo schermo, la prima volta che recitava davanti a una cinepresa, è incredibile, ma aveva 14 anni e io ne avevo 21, 22. Dovevamo dimostrare 16 anni tutti e due, solo che io dimostravo di meno e lui, nonostante fosse alto, dimostrava di più, quindi ci incontravamo a metà strada. E forse il doppiaggio ha aiutato questo incontro? Lui recitare, diciamo che nonostante fosse la prima cosa, lui ha fatto cose in teatro, la recitazione ce l'aveva, ma l'addizione, era ancora un po' inesperto sull'addizione, e per questo decisero di... ma non dico, perché lui si parlava molto, parla molto velocemente, quindi questa cosa lo sacrificava su alcuni punti. E tu hai avuto modo di vedere De Sica, Boldi, Salvi, Izzo in sala per autodoppiarsi, e ricordi chi ha diretto il doppiaggio? Purtroppo non ho visto nessuno, perché io mi sono ridoppiato in solo un paio di scene, da solo, quindi in colonna separata. Quindi non ho visto Massimo, Christian ridoppiarsi, ma il direttore fu Barbetti, quindi... Altro grande maestro. Altro grande... E nella tua carriera hai già vinto diversi premi, però vorremmo soffermarci adesso sull'ultimo premio recentissimo che hai vinto, al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio di Pino Insegno e Filippo Cellini. È proprio recente questa vincita di qualche mese fa, e cosa hai provato? Quando hai saputo di essere in nomination? Quando hai saputo di aver vinto? E quando sei salito sul palco? Quando ho saputo di essere in nomination, ero proprio qui, in questa stanza, e sono rimasto un po'... Ammazza, nomination, va bene, grazie, non sapevo chi fossero gli altri nominati, quindi non sapevo con chi stavo in lizza per il premio, non sapevo niente, sapevo solo che avevo avuto questa nomination. Cioè, accidenti, per me già solo la nomination era una cosa, cioè, faccio, porca miseria, non me l'aspettavo e non pensavo proprio di essere neanche nominato. Poi la sera del premio, solo in quel momento, quando ho visto i video, lì ho capito chi erano gli altri nominati insieme a me, e allora lì ho fatto, oddio, cioè io stavo in nomination con questi qui, ancora più lusingato del fatto di essere stato nominato vicino a grandi voci e attori del genere. E poi quando ho vinto ci ho messo qualcosa come 20 secondi per riuscire ad alzarmi dalla sedia, perché non ci riuscivo a credere, quindi da quel momento ho una specie di blackout, ho cominciato a non capire più niente, lacrime agli occhi e scena muta, fortuna che Pino mi ha salvato sul palco, ha cominciato a parlare lui, facevo così, e lui mi ha doppiato e dicevo, vorrei ringraziare, vorrei salutare, un grazie a quello, quell'altro, sono molto felice, non riuscivo a dire niente, sinceramente, ero proprio in blocco. Paradosso per un doppiatore, sì, non sì, avere le parole. Sì, non avevo proprio parole, nessun copione poteva, niente, troppo felice, spaesato, ecco, ero spaesatissimo. La grande emozione di vincere un premio importante. Sì. È difficile che un giovane dell'ultima generazione di doppiatori possa vantare che la sua voce sia legata ad un volto.
cosa ormai rara e ostacolata nel mondo del doppiaggio di oggi. A te è accaduto con l'attore Elijah Wood. Com'è nata la simbiosi tra la tua voce e il suo volto? Simbiosi è nata per puro caso, perché io avevo una voce davvero squillante, tra le più acute di tutti i bambini del doppiaggio. E questo faceva sì che la mia vocetta si adattasse bene su questo faccino con questi occhioni blu, questo faccino d'angelo. Non so come, casualmente mi chiamarono su quel bambino. Poi questa cosa si ripeté, sempre per casi fortuiti, perché non si era sparsa la voce fino a molti anni dopo, che io cominciavo ad essere associato a quell'attore. Quindi sempre per una serie fortunata di eventi sono stato sempre associato a quel ragazzo. Film dopo l'altro, un film dopo l'altro, poi fino al momento poi insomma della sua esplosione con il Signore degli Anelli. E proprio del Signore degli Anelli, di questa trilogia, non possiamo non parlare, dove tu presti la voce a Frodo Baggins. Sì. Che ricordo hai di quell'esperienza, che tanto successo ha avuto nel mondo, quindi prima che di iniziare questa trilogia, durante e soprattutto sul secondo e il terzo episodio, quindi ritornare su un personaggio dopo avergli prestato voce nel primo episodio, e cosa ricordi della lavorazione a Leggio? Se hai condiviso Leggio con qualcuno degli altri doppiatori e della direzione di Francesco Vairano. Allora, io premetto che con Elijah credo di essere una specie di piccolo Guinness all'interno del nostro lavoro, che non credo ci sia stato un altro ragazzo che alla mia età aveva doppiato così tanti film con lo stesso attore. Quando lessi che lui avrebbe lavorato a questo film, era un po', diciamo, accidenti, pare una cosa grossa, non sapevo niente. E non ho capito ancora di cosa si trattasse. Sono andato per propormi per il provino che poi ho fatto, un po' spaventato dal fatto, cioè, non lo so se continuerò ad essere io la sua voce. Questa comunque è un personaggio particolare, di qua, insomma, sai, poi in quelle occasioni ti fai 2000 domande, ti dici: ma sarò in grado? Oddio. Ma comunque non ci eravamo resi conto della mastosità, mastodonticità della cosa fino al momento in cui poi non stavamo effettivamente in sala. Feci il provino, lo vinsi e niente, feci un salto che tanto poi mi fece sfondare il soffitto quando mi dissero che avevo vinto. E la lavorazione è stata una cosa stile vecchia scuola. Francesco Vairano, il direttore, si rifiutò di lavorare su una copia che proposero come prima copia antipirataggio, cioè schermo completamente nero. E con dei rotoscope, quindi degli ovali, dei tondi che si aprono sulla faccia dell'attore e poi si chiudono appena finisce di parlare il personaggio. Cosa che invece stiamo facendo adesso su tutti i film di ultima generazione. Cioè tutti i film grossi di questo momento, da qualche anno a questa parte, li stiamo facendo tutti così. Ed è Lui veramente impossibile è, lavorare in queste non condizioni. so, film come i Transformers, film d'azione. Dove c'è un continuo inseguirsi, esplosioni, cose, come fai a doppiare un personaggio che corre, viene rincorso, casca, si rialza, un tondino che passa qua sulla bocca o al limite sulla faccia e poi si richiude? Cioè, non si può. Lui ebbe la fortuna e il potere di riuscire a opporsi a questa cosa e mandò via quella copia e dice: io così non ci posso lavorare. E per fortuna abbiamo lavorato su un'altra copia che ci ha permesso di capire più o meno
quello che stava succedendo, perché già era un film un po' scuretto, quindi ambientazioni sempre nelle grotte, cose così, sotto bosco delle foreste. La prima copia su cui abbiamo lavorato era a tonalità di blu, non bianco e nero, tonalità di blu, tutta l'immagine non distorta ma rovinata, con una fascia rossa che passava da parte a parte dello schermo ogni tot di secondi e delle scritte in trasparenza che invadevano tutto lo schermo. Si intravedeva qualcosa molto meglio dello schermo nero, però insomma così ci abbiamo lavorato e è stata una lavorazione lunghissima, 3 settimane o poco più. È un film lungo, però 3 settimane oggi sono davvero tante. E lavorare con un direttore come lui è stato molto duro, ma molto duro, perché dico per fortuna che lui è stato molto duro con me, ma mi ha dato tanto. Io ho dato tanto a lui, mi ha spremuto come un limone, ma ho imparato davvero, davvero tantissime cose grazie a lui. E gli devo tanto. E non ho lavorato sempre da solo come si fa oggigiorno, ti chiudono, un po' perché lo vogliono gli americani, un po' perché sono richieste tecniche che fanno loro, un po' per motivi di praticità, un po' perché disponibilità, corse continue, incastrare lavorazioni. Spesso e volentieri si lavora separatamente e questa è una cosa che a me non piace tanto, e te l'avranno detto tanti altri miei colleghi. Si perde un po' dimensione corale del doppiaggio, in cui tutti insieme, quasi come a teatro, una compagnia teatrale. Esatto, te parli e te rispondi da solo, non è che piace a nessuno. E lì ho lavorato con altri accanto a me, quindi gli altri ragazzi che facevano gli Hobbit, il grande Gianni Musi che faceva Gandalf il mago, Vairano, un punto interrogativo, nessuno ha mai né visto né sentito ciò che aveva fatto lui o che stava facendo, neanche in cuffia, perché sai, quando noi a volte lavoriamo separatamente ci manda magari in cuffia la voce della colonna dell'altro attore. Lui niente, non ci ha voluto far sentire nulla di quello che aveva fatto lui. Però insomma, Massimiliano Alto, Corrado Conforti, Paolo Vivio, Gianluca Tusco, con questi, Gianni Musi, con questi ho lavorato. E quindi un'esperienza formativa, oltre che prestare la voce ovviamente a un grande attore come Elijah Wood e un capolavoro come Il Signore degli Anelli. E poi è durato 3 anni. Esatto. 3 anni, perché lavoravamo al film e poi, prima dell'estate, all'extended version del film. E poi il secondo film e poi, prima dell'estate, extended version. Per il primo film 30 minuti, per il secondo e per il terzo 40 e 40 minuti rispettivamente. Ho notato delle differenze tra, ovviamente, ero cresciuto io, ero cresciuto il ragazzo, sia vocalmente che dal punto di vista recitativo, dal primo al terzo. Questa è stata una cosa strana, l'ho notata solamente quando sono andato all'auditorium a vedere la maratona del Signore degli Anelli, 12 ore di visione. Cioè, io che sono abituato, insomma, a una certa resistenza nel vedere film e stare in sala di cinema, ma dopo poco più di 12 ore sono uscito che camminavo trasversalmente, con due occhi così. Però solo in quell'occasione mi sono accorto che c'era stato un bel salto temporale. Oltre ad Elijah Wood, hai prestato la voce a tanti altri attori come Shia LaBeouf, Jesse Eisenberg, lo ricordavamo prima con The Social Network, ma anche tante altre lavorazioni, Ryan Merriman, David Gallagher e Chris Marquette. A parte Il Signore degli Anelli, c'è un tuo lavoro al quale sei particolarmente legato? Sì. Ci sono alcune cose a cui sono legato, che vanno sia da quando ero piccolo, anche le ultime lavorazioni che ho fatto. Una che mi è rimasta impressa è stata una lavorazione con un film drammatico, un film molto particolare, difficile,
fu Mysterious Skin. Il direttore fu Filippo Toni. E questo personaggio era un ragazzo macerato, difficile, insomma, una bella lavorazione. Mi è piaciuta davvero tanto quel film. Poi, ovviamente, The Social Network, difficilissimo. E anche a livello tecnico parlando, possiamo parlare anche dei Transformers, anche quello tecnicamente molto veloci e difficili come personaggi. E poi, quando ero piccolo, le cose che mi ricordano quei bei momenti di quando sei ancora spensierato, cose come Piccole Canaglie, dove facevo alfalfa con un bambino con un ciuffetto così, era il pilota, e La Bella e la Bestia, uno su tutti, la tazzina, che quella faceva sempre un grosso scalpore tra le ragazze, che quando dicevi ma chi hai doppiato te? Facevo la tazzina. Oh, che tesoro, che carino. Tu sei un giovane del mondo del doppiaggio, dove si avvertono oggi dei segnali di crisi che qualcuno vuole ricorrenti e facilmente superabili nel tempo. Dopo aver espresso il tuo parere, puoi avventurarti in una previsione di quello che avverrà o che speri sarà il mondo fantastico delle voci? Io, come ho detto in un'assemblea una volta, anzi recentemente, perché stiamo facendo delle riunioni per capire un po' come andrà questo lavoro, ho detto che io sono uno di quei ragazzi che della nuova generazione di doppiatori che ha vissuto, cioè ha iniziato quando era piccolissima e ha vissuto quei tempi di lavorazione che ormai sono solo lontanissimi ricordi. Cioè, si lavorava con la pellicola quando ho iniziato io. Quindi ci si fermava, c'era il tecnico che cambiava tutta la pellicola, c'era il proiettore, si accendeva la luce, tutta un'altra cosa. Con l'avvento della tecnologia poi si è andato sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce. E questo anche a discapito di alcune lavorazioni, a volte della qualità, e questa crisi, tutto questo, insomma, è un gran casino. Non so, sinceramente, ci sono sempre stati degli alti e bassi, periodi in cui c'era più lavoro, periodi in cui ce n'era di meno, crisi, scioperi, ci sono stati. Poi tutto è tornato come prima, tutti hanno avuto poi la possibilità di lavorare di nuovo. Ma adesso, questa è un po' particolare, sì, come crisi. È arrivata anche nel mondo del doppiaggio. Esatto. Si dice, se si scende, ma effettivamente, poi si risale. Effettivamente c'è crisi in tutto il paese, in tutta Europa e in tutto il mondo. Ma nel cinema non c'è poi così tanta crisi poi alla fine, perché di film ne escono, di canali se ne sono creati a decine, quindi TV che producono in continuazione documentari, telefilm per i ragazzi, serie, film nuovi, quindi ci sta da lavorare, ma c'è una gara al ribasso delle società, delle major, che poi si rifanno sulle società di doppiaggio, che poi si rifanno su di noi, che siamo l'ultimo pezzo della catena di montaggio. I fonici, purtroppo i tempi che ci danno adesso per lavorare sono sempre più ristretti, quindi i traduttori che hanno pochissimi giorni per tradurre un intero copione, gli adattatori che hanno, non so, dei tempi impensabili, noi che dobbiamo correre come delle macchinette, se uno di noi si ammala
salta un turno, saltano due turni, va a scatafascia tutto il resto della lavorazione. Non è difficile, è difficile lavorare in queste condizioni ed è ancora più difficile poi mantenere uno standard di qualità al quale il doppiaggio italiano è abituato ormai da anni, essendo un'eccellenza nel nostro paese. Davide, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo, questa chiacchierata sulla tua vita, la tua carriera, le tue emozioni, quelle che provi tu, oltre a quelle che fai provare al pubblico quando presti la voce agli attori americani che doppi. E da ultimo ti chiediamo di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondo dei doppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Beh, allora, grazie a te per questa intervista e per la gentilezza e la pazienza. E grazie a voi per ascoltare tutti noi e per interessarvi di tutto ciò che fa parte del nostro mondo. Quindi un saluto a tutti i cittadini del network del mondo dei doppiatori.it. Ciao!